Pietro Lanfranchi, il gran giorno di Pietro Lanfranchi. E oggi è stato spettacolare, sul Gran Monte è stata proprio un'emozione indescrivibile, passare per primo con poi un atleta di casa come William è stato spettacolare, veramente. Quando sentivi il boato della gente che vi vedeva arrivare? Sì, è proprio quando scollini dalla cresta è un'emozione che veramente ti riempie, ti fa resuscitare perché lì non arrivi in forma. Una settimana fa ti è arrivata una telefonata, William Bombardion. Eh sì, lì è stata un po'. Sono stato indeciso per un po' perché col Daniele ero d'accordo che la facevo con lui, mi seccava a farla con William. Dopo il Daniele mi ha detto, guarda, ho trovato Lenzi, dai che te stai andando bene, è stato bravissimo, un amico com'è. E mi ha detto, vai pure, è partita questa avventura. William ne ha proprio da... peccato perché lui poteva vincere da stapieramente in forma com'è, perché sono tre giorni che le ultime due salite mi attacca dentro il cordino e mi tira su. Però, vabbè, se... penso sia contento anche lui, anzi è contento anche lui di aver vinto questa tappa qua del Gran Monte, quindi e dopo vedremo cosa riusciremo a fare nella generale, intanto siamo terzi. Una gara speciale merita una dedica speciale. La dedico alla CRI, al prossimo nascituro, che è un maschietto, si sa che è un maschietto, quindi arriverà a giugno e l'erede dell'Anfra. L'erede dell'Anfra, intanto il tifo di tutti noi è per te domani perché si possa chiudere a podio. Ma speriamo, dai, stringeremo i denti.